Radio Palco. Nuovi talenti sotto i riflettori. Nella puntata di oggi di Radio Palco con noi c'è Mike Dotta, che saluto. Ciao Mike, ben trovato. Ciao, ciao, ciao a tutti. Parliamo del tuo nuovo singolo, si intitola Help, su etichetta londinese, quella di Sally McCartney, ed è già un grande successo, è uscito da poco, però sta già registrando degli ottimi risultati. Ma guarda, sono molto contento effettivamente, perché sto avendo appunto dei risposti molto positivi, e questo mi fa molto piacere, perché insomma penso che per qualcuno che scrive sia la cosa più bella, ecco. Certo. Insomma, essere apprezzati, sì sì. E c'è anche un video di questo brano, Mike, e anche questo piace molto. Ho visto sul canale YouTube tantissime recensioni, tantissimi messaggi lasciati da chi ti segue, ti sostengono. Sì, questa, bene, bene, sì sì, è una cosa bella anche questa, sì. Adesso io è qualche giorno che non guardo, però so che quando l'avevo guardato le prime volte c'era già un ottimo risposto anche lì, sì sì sì. Sono molto contento anche di questo. Mike, nel video si vede che tu suoni il piano, perché in realtà è così che nasci come pianista, poi ti sei dedicato anche alla composizione. Sì sì, io suono il pianoforte da quando sono molto piccolo, e sì, ho avuto anche la possibilità di conoscere un po' di persone, un po' di cantanti che hanno suonato con me, e poi a un certo punto decido di scrivere dei testi, delle canzoni, qualche anno fa. Poi ho conosciuto una grande personalità della musica, che è Luigi Albertelli, che lo conosciamo tutti, un grande paroliere, e lui diciamo che mi ha preso sotto l'ala, mi ha detto dai, proviamo a fare delle cose insieme, mi ha fatto un contratto, e poi siamo arrivati appunto alla Pressing Music e abbiamo lanciato questo primo singolo, sì, si chiama Help, sì. Raccontami anche di questa cosa dell'assicurazione sulle tue mani. Questa è una cosa che secondo me è un po' esagerata, perché insomma 1,5 milioni, ecco, sì, no, è stata una cosa, un'idea loro, mi hanno detto fai così, e io con un po' di sorpreso ho accettato, e no, insomma questo è un modo anche loro per esprimermi, insomma, il loro consenso, per esprimermi, diciamo, la loro stima, ecco, che hanno verso di me come pianista e compositore. Ti dico, un po' esagerato, però comunque ho apprezzato molto, perché comunque vuol dire che mi vogliono bene. Certo. Mike, ascoltiamo sì. Questo singolo e dopo ci ritroviamo, così continuiamo a parlare di te e della tua musica. Ok. Somebody help. Why won't somebody tell me? What if there's a fallout, out? Love, where is love? Help, somebody help. One shot, somebody spell, and nowhere under a cloud out. Love, where is love? And tears are now dripping. Sunny.
fighting no game. It's cold now, the walking alone, long, long. Well then get on working on. Somebody help. Why won't somebody tell me? What if I will go out, out? Love, where is love? Rieccoci, questo è Help, il brano di Mike Dott che oggi ospitiamo a Radio Palco. Mike, questo brano farà parte poi di un disco, quali sono i progetti per l'immediato futuro? Allora, i progetti sono che, dunque, è in progetto appunto un LP da una decina di canzoni, adesso non sappiamo se 10 o 11, nei prossimi mesi potrebbe uscire. Sì. Adesso poi vi terrò informati naturalmente. Certo. Comunque io ho scritto una ventina di pezzi e adesso sceglieremo gli arrangiamenti e finiremo di registrare, di cantare, e poi sì, e poi uscirà il disco completo, sì. La canzone sarà ovviamente dentro questo album, e poi probabilmente ci saranno altri due singoli, e poi insomma vedremo come si evolverà. Mike, scrivi anche colonne sonore e brani poi per altri cantanti, quindi fai della musica tua, però ecco, fai anche un po' l'autore. Sì, faccio anche un po' l'autore, perché secondo me insomma è la cosa più bella per uno che scrive, è anche scrivere in più generi, cioè in genere di diversi, in più generi, e appunto scrivendo per un cantante magari ovviamente diverso da te, tu devi anche pensare, capire cosa può funzionare, cosa no, qual è diciamo la canzone o la musica in questo caso che può far rendere di più la voce di questo un altro cantante, ecco. Quindi oppure una colonna sonora per una pubblicità, stiamo lavorando con la Sony per appunto colonne sonore di pubblicità piccole e più lunghe, e insomma io cerco di essere un po' eclettico, non so come dire, quindi di scrivere per cose diverse, sì. E in passato hai anche partecipato ad Aria Sanremo, ci ripensi? Hai voglia di ripresentarti? Ma io diciamo che l'ho fatto come esperienza, mi hanno detto dai prova a vedere, cioè vai e fatti sentire, senti gli altri, abbi una collaborazione magari con altri musicisti. Infatti è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto tante persone sia del mondo dello spettacolo sia ragazzi come me che scrivono, e questo è un ottimo modo per mettersi in discussione, no? Quindi per sì. Sentire cosa fanno gli altri e farti un'idea anche di quello, della direzione che vorrai prendere in futuro, come nuovi pezzi, come nuove sensazioni musicali, come nuove appunto direzioni, sì. Quindi sarebbe stato molto bello. Poi ho conosciuto ad esempio Ron, sì, e Omar Pedrini ed Argent Amico che erano nella commissione. Tra l'altro mi hanno fatto dei complimenti inaspettati nel senso che comunque sai, quando uno va e porta una propria cosa, va senza pensare a niente, poi se ti fanno i complimenti un po' ti stupiscono sempre e ti rendono molto molto felice, no? Certo. E comunque è stata una bellissima esperienza anche per questo, sì. Ci sono in programma delle serate, dei concerti? Adesso in questo momento stiamo ancora organizzando, anche perché per adesso c'è una canzone sola, e diciamo che mentre facciamo le altre, mentre magari faremo uscire questo disco, ci penseremo, ecco, sì, per le serate. Le serate, apparizioni varie, sì. Mike, io sì. Ti ringrazio per essere stato con noi oggi, ti faccio ovviamente davvero tanti complimenti per questo brano che è davvero molto bello, meriti tutti Grazie. I successi che stai ottenendo. Ci risentiamo sicuramente quando poi uscirà il disco. Intanto grazie e a presto. Grazie a te. Radio Palco, una produzione Radio Alfa. Per salire sul nostro palcoscenico, info@radioalfa.com.